Buongiorno a tutti. Vorrei fare un breve video, non dico di spiegazioni perché insomma, quelle lasciano sempre un po' il tempo che trovano e non vedo chi possa interessare, però in merito ai libri. Sono ormai 3 mesi che i video dei libri mancano e mi spiace davvero dirlo. Sono in blocco completamente, sono in blocco del lettore. Io non leggo un libro per intero da novembre. Questa è la mia confessione. Non mi capitava davvero da tantissimo tempo. E non so appunto se qualcuno si è accorto che non sto più parlando di libri da un bel po'. Non è mai capitato che passasse così tanto tempo, non dico da un video all'altro, ma proprio dal termine di un libro a quello di un altro. Ho iniziato svariati libri e non ne ho ancora terminato uno. Adesso, ho deciso di prendere in mano la situazione perché per me leggere, come sapete, è sempre stata una valvola di sfogo piuttosto importante e mi manca. Però è come se non riuscissi, non lo so, come se avessi in qualche modo perso l'abitudine e sento che c'è qualcosa che non va, niente di grave, non è, anche se uno non legge per un po', sicuramente non muore nessuno, però mi manca leggere, mi manca parlarvi delle mie letture, mi manca confrontarmi con i miei amici in merito a quello che ho letto o sto leggendo. In questo momento per cercare di uscire da questa fase di stallo, perché poi non so se è una cosa che capita anche a voi o se vi è mai capitata. Quando smettete di fare qualcosa, anche se era una cosa che vi piaceva o che vi appassionava, ricominciare è sempre un po' duro. E più tempo passa, più è difficile rientrare un po' nel giro. No? Non so se capite quello che voglio dire. Quindi ho deciso, per cercare di uscire da questa fase di stallo, di riprendere in mano uno dei miei grandi amori letterari e devo dire che anche se piano piano la cosa forse sta funzionando perché mi trovo a leggere un po' di pagine tutte le sere o qualche pagina mentre sono in negozio e non ho niente da fare. E sto parlando dell'Apprendista Assassino di Robin Hobb. Quindi ho ripreso in mano la saga dei Lunga Vista di Robin Hobb perché era tanto che lo volevo fare. Sapete che io rileggo davvero molto raramente perché ho talmente tanti libri nuovi da leggere che rileggere mi sembra a volte quasi una perdita di tempo. Però sentivo che era il momento giusto e quindi ho ripreso in mano L'Apprendista Assassino, ho deciso di rileggere tutta la saga dei Lunga Vista e ovviamente con molta calma anche la trilogia dell'Uomo Ambrato. Anche perché a sorpresa io non ne sapevo niente perché sono appunto un pochino fuori dal giro, ho scoperto grazie a Tania che è uscito un nuovissimo volume per ora inedito in Italia di Robin Hobb che riprende le avventure credo di Fitz. Quindi devo assolutamente darmi una rinfrescata alla memoria e rileggere tutto, magari appunto, non so se riuscirò a farlo tutto di seguito, anche perché sono letture piuttosto impegnative a livello di mole di pagine, però è una cosa che voglio fare. Anche perché prendendo in mano la mia copia dell'Apprendista Assassino, è datata, aspettate, non mi ricordo più, è datata 2004. Quindi sono passati più di 10 anni da quando io ho letto questo libro e mi sembra il caso di festeggiare un po' il trascorso decennale dando una nuova lettura al tutto. E chissà che io non scopra particolari che mi erano sfuggiti. Io adesso, visto che siamo qua, chiacchieriamo senza un gran filo logico, voglio cogliere l'occasione, ma poi sicuramente quando lo finirò e parlerò dei libri del mese lo ripeterò, però non posso non cogliere l'occasione per consigliare di nuovo a tutti quelli appassionati appunto del genere fantasy e anche a quelli che ne sono solo incuriositi e magari non sono proprio dei fanatici, di leggere i libri di Robin Hobb, che per me è ancora troppo poco conosciuta. Robin Hobb è una scrittrice eccezionale che ha saputo dare vita a un mondo fantasy totalmente credibile
allo stesso tempo incredibile per quanto sia ben fatto e ricco di personaggi, ricco di leggende, tradizioni. Per me, non dico che non ha eguali in assoluto nel panorama della letteratura mondiale, cioè non voglio esagerare, anche perché di certo io non ho letto tutto quello che è stato pubblicato finora in materia, quindi non posso dare un giudizio del genere. Però posso dire assolutamente che tra le mie letture è una delle mie preferite. Quindi ha addirittura uno scaffale tutto suo sulla mia libreria, quindi questo penso che la dica abbastanza lunga. Tutto questo per dirvi che se vi capita di imbattervi in un romanzo di Robin Hobb, assolutamente leggetelo. So che la Fanucci non sta più ripubblicando le sue opere e questa secondo me è una mancanza terribile, però magari prima o poi le cose si sbloccheranno. Nel frattempo è possibile comunque recuperare tutto in formato digitale, quindi meglio di niente. E basta, insomma, questo è tutto. Spero che questo periodo un pochino di stanca per me passi. Anzi, quello che voglio fare in questo video è magari chiedervi quali sono i vostri libri cult, assolutamente quei libri che non posso non aver letto e quei libri che magari secondo voi mi faranno tornare un po' il brivido, il piacere della lettura, perché appunto è questo che manca. Basta, questo è tutto. Penso di aver parlato fin troppo, in realtà non volevo dire niente di che. Lasciatemi magari se avete voglia i vostri suggerimenti o se volete parlarmi delle vostre esperienze, se è successo anche a voi, penso che sia capitato un po' a tutti, prima o poi un blocco così. E basta, ci vediamo alla prossima e speriamo di poter tornare a parlare presto di libri. Ciao ciao!